del Trido in preparazione alla festa di Santa Barbara, che inizierà venerdì prossimo con il pellegrinaggio tradizionale dal paese su a Scavizzata al luogo del martirio, prosegue il sabato con la messa sul luogo del martirio e si concluderà domenica con la processione per le vie del paese. Quindi il fatto che stasera noi, uscendo da qui, andremo subito in chiesa per recitare il Trido e celebrare la messa ci ha obbligato a collocare questa presentazione in un'ora un po' scomoda. Cedo la parola per un saluto iniziale al sindaco di Capoterra, Francesco Dessì. Buonasera a tutti, un saluto veloce, sono contento di essere qua. Questa presentazione di questo ritrovamento importante che si svolge di Santa Barbara e che devo ringraziare anche il Mauro D'Avera, che lui da diversi anni è appassionato della ricerca della storia di Santa Barbara. Santa Barbara, che è copatrona di Capoterra, è una copatrona che i capoterresi sentono tanto. Hanno sempre sentito da tanti anni, da centinaia d'anni. Ma che cosa sono i gocius? Non tutti lo sanno. Sono canti paraliturgici e devozionali. Il nome deriva dal catalano gocius, il quale a sua volta deriva dal latino gaudium, come pure deriva dal latino gaudium la parola spagnola gossos, che è la parola che indica questi stessi canti usati nella lingua sarda settentrionale. Quindi nel Logudoro si dice gosos e noi diciamo gocius. Quindi nel Logudoro la parola è entrata a far parte del lessico sardo dalla lingua castigliana, nel Meridione invece è entrata a far parte del lessico sardo dalla lingua catalana. Sostanzialmente però la provenienza è ugualmente, cioè del gocius, è catalana. Diciamo che la loro invenzione si situa, gli studiosi la situano nell'area catalano-provenzale, e in origine che cos'erano? Erano dei canti da ballo, quindi delle sestine che venivano cantate ballando nelle feste, e che poi questi canti da danza sono stati in qualche maniera clericalizzati nel corso del tempo, e già nel 300 si hanno i primi esempi di gocius in catalano dedicati ai santi, alla Madonna, al culto dei santi, all'esaltazione di Cristo, eccetera. Qui diciamo che la Chiesa si impossessa di uno strumento espressivo che era proprio della cultura popolare profana, la fa propria, e in effetti diventa uno strumento efficacissimo nella predicazione cristiana, perché i gocius sono diciamo dei componimenti piuttosto semplici dal punto di vista strofico e metrico, che consentono la loro facile memorizzazione, e inserendo all'interno di questa griglia, di questo schema dei concetti legati alla religione, alla storia dei santi, alla vita della Madonna, eccetera, si otteneva di poter far sì che la gente li memorizzasse e quindi li apprendesse facilmente, li facesse propri. Questo fatto è, diciamo così, che essendo la religione strettamente legata all'identità dei popoli occidentali, europei in generale, in Spagna e in Sardegna tantissimo, ha fatto sì che in qualche maniera questi gosos, gocius, diventassero una parte integrante del patrimonio più profondo dell'identità sarda, e per questo i gocius, benché abbiano, pensate, è un tipo di canto che esiste da praticamente il XIV secolo, e dal XIV secolo ha subito un'evoluzione parziale, perché sostanzialmente il modello è rimasto invariato in questi 600 anni, anzi quasi 700 anni, e tuttora nelle cerimonie religiose di tutta la Sardegna, dal capo meridionale al capo settentrionale, i gocci sono sempre parte integrante delle cerimonie paraliturgiche. Concludono la recita delle novene, concludono la celebrazione delle messe, accompagnano le processioni in tutta la Sardegna, declinati in tutte le varianti che la lingua sarda assume all'interno della nostra isola: il campidanese, il logudorese, l'altoristanese, il nuorese, il sassarese, il gallurese.
Addirittura attualmente, questa è la situazione, ma anticamente i sardi addirittura cantavano sia i Gocs che i Gosos nelle lingue provenienti dai dominatori catalano-aragonesi e spagnoli. Quindi esistono, sono esistiti e sono stati cantati per lunghissimo tempo in Sardegna Gosos o Gocs sia in catalano che in lingua castigliana. E infatti proprio in lingua castigliana sono i Gosos più antichi di cui si abbia conoscenza e per quanto riguarda la Sardegna, di cui si abbia conoscenza e testimonianza materiale tipografica. Sono i Gosos de Nuestra Señora de Buenaire, che si trovano stampati nella Historia e Milagros de Nuestra Señora de Buenaire, scritto da Antioco Brondo, pubblicato nel 1595, e lì ci sono proprio registrati questi Gosos, che sono in lingua castigliana, e ci dice il Brondo, che era priore del santuario di Buenaire a quell'epoca, che venivano cantati ogni sabato, che il sabato, sapete, è sacro alla Madonna, e venivano cantati in tutte le principali festività dedicate alla Madonna di Buenaire. Dopodiché esiste una stampa su foglio volante di questi Gosos, che ripeto sono in lingua castigliana, esiste un foglio volante che si trova in collezione privata spagnola datato 1610, e io dovrei avervi portato le immagini. Sapevo dell'esistenza di questa Santa Barbara, ma per carità ne abbiamo sentito parlare, perché un pochino ho studiato le problematiche in generale su Santa Barbara, che di per sé è una delle sante più importanti della Sardegna. Ci sono numerosi, quella diciamo tradizionale, cioè di Comedia, ci sono numerosi paesi che non avrebbero fatto la flotta. Però sapevo che questa Santa Barbara, Madre Cagliaritana, aveva un ruolo molto particolare quando chiamiamo studi la questione. Conosco Mauro da Natale, essi oggetti di carattere archeologico, siano altri oggetti di carattere anche archivistico, librario, perché questi li ho studiati per tante cose. Umbri in che senso? Cioè nel senso che davanti a un documento, usiamo questa espressione in senso lato, lo guarda per quello che è, senza volergli dare o significati negativi o significati positivi immediatamente. Cosa che invece molti fanno, una volta che hanno davanti qualcosa, subito lo vedono in un pochino già di pregiudizio. Io sapevo di questi studi che ha fatto e pensavo che fosse l'unica persona che potesse avere questo documento. E ben felicemente, appena il giorno dopo che l'ho trovato, dunque, io sono molto anche contento di questa iniziativa. Volevo solo dire una cosa, è vero, sono da due anni in pensione, devo dire che però venire qui, questo, non sono mai venuto in ispezione all'archivio comunale di Capoterra, però una delle cose che mi piaceva più di più nel mio lavoro era quello di fare l'ispezione di archivi comunali, che erano ispezioni ovviamente sui generi, però mi piacevano perché riuscivo a cogliere anche in quelle poche ore che si possono fare il comune un po' la vita, la cultura di quella. Che poi a seconda dei bisogni veniva piegato in due, quindi credo un binione, oppure in quavo, un libro in sedicesimo, sono tutti riferimenti a questo famoso foglio di cartiera che veniva piegato in 4, 8, 16 parti formando la dimensione del libro. Oggi non corrispondono più le dimensioni esattamente, comunque più o meno queste dimensioni e questi riferimenti sono ancora quelli che vengono comunemente usati nel mercato librario. Il titolo dice Gocius de Santa Barbara, Virgini e Martiri Cagliaritana, quindi è un titolo inequivocabile, si tratta di una serie di Gocius, quindi di lodi sacre in onore di Santa Barbara, Vergine e Martire Cagliaritana. Al centro del foglio, subito sotto il titolo, il ritornello introduttivo, il tetrastico introduttivo, e dice Virgin Martiri Abogada de Gasteddu Speciali Liberai nos de mali Santa Barbara Adorada. Subito sotto al centro c'è un'incisione in rame raffigurante Santa Barbara, Vergine e Martire di Nicomedia, quindi qui c'è stato un errore del tipografo o comunque una, diciamo, un escamottage da parte del tipografo,
che forse, non disponendo dell'immagine specifica di Santa Barbara Cagliaritana, che è una santa di venerazione molto ristretta, quindi è rara come immagine da vedere, ha messo quella che aveva a disposizione, quindi l'omonima Santa Nicomediense, la famosa patrona dei pompieri, degli artificieri, che noi vediamo connotata dagli elementi iconografici suoi tipici, ecco questo era il titolo col ritornello che abbiamo visto, dicevo, i connotati iconografici sui tipici che sono la torre nella quale fu rinchiusa, appunto, grazie a Roberto Porrà la notizia di questo documento si è subito preoccupato di renderlo pubblico, quindi di farlo conoscere alla popolazione di Capoterra. Allora, il canto si compone, oltre al ritornello che abbiamo già visto, di 13 strofe, concluse da un'orazione latina, una preghiera in latino, ecco qui ci sono le indicazioni di stampa importantissime, vedete, Casteddu, 1790, in sa stamperia de Bernardo Tità, cum permissioni. Sopra c'è il testo dell'orazione latina, che è tratta dal comune delle Vergini e Martiri dell'antico Missale Romanum, che dice così: Indulgentiam nobis quesumus domine beata Barbara Virgo et martiri imploret, queti vicrata semper extitit et merito castitatis et tua professione virtutis. Quindi sarebbe: la beata Barbara Vergine Martire implori per noi il tuo perdono, Signore, perché ti è sempre stata cara, sia in virtù della sua carità che per la professione delle sue virtù. 90 è l'anno dopo lo scoppio della Rivoluzione Francese, 1789. Però perché è importantissimo? Perché noi ci troviamo con questo documento scoperto da Roberto Porrà di fronte al più antico esempio finora conosciuto di gocciu in lingua sarda stampato su foglio volante che ci sia perfetto, tecnicamente si chiama codice. Vedete, recca delle firme di proprietà, delle indicazioni di proprietà. Qui abbiamo un Sanna Giuseppe che ha scritto il suo nome sul foglio, ma anche per fare delle caricature. Quindi ha corso dei serissimi rischi questo foglio ed è, ripeto, quasi un miracolo che sia giunto, sebbene in esemplare unico e molto danneggiato, fino a noi. Allora, la Santa Barbara ha 30 anni grazie all'iscrizione dell'XI-XII secolo che nel 1620 fu trovata a chiusura dell'oculo che ne conteneva le reliquie nella cripta di Santa Restituta a Cagliari. Eccola qui l'iscrizione, vedete, si tratta di una etichetta identificativa di reliquie risalente, come vi dicevo, all'XI-XII secolo: Santa Barbara Virgo et Martir quae vixit annis striginta. Quindi questa donna era morta a 30 anni. Perché in realtà questi gocci sono sempre composti da persone di cultura, quindi non solo un poeta è già un intellettuale, ma erano anche persone che possedevano una profonda cultura religiosa ed ecclesiastica, perché questi gocci, come vi ripeto, sono delle summe, sono dei riassunti di concetti legati alla religione, alla fede e alla conoscenza della vita dei santi, che solo le persone più istruite potevano avere. In effetti questi gocci sono quasi sempre opera di ecclesiastici e li componevano in modo da poter catechizzare il popolo. Nel caso dei gocci di Santa Barbara il processo è chiarissimo, perché l'autore, che scrive alla fine del Settecento, compone queste lodi in onore della nostra Santa Barbara seguendo la falsariga di ciò che nel 1635 aveva scritto Dionisio Bonfant. Dionisio Bonfant è stato era un avvocato che nei primi decenni del Seicento era stato incaricato da Monsignor Francisco d'Esquivel di soprintendere agli scavi che lo stesso arcivescovo d'Esquivel aveva ordinato di compiere nella Basilica di San Saturnino, in varie chiese antichissime della zona di Cagliari, alla ricerca di reliquie dei martiri. È proprio durante questi scavi che furono trovate anche le reliquie di Santa Barbara, reliquica insieme a Santa Restituta, rinchiusa in una grotta. La notizia delle sue virtù arriva alla magistratura e su Dirano, quindi diciamo così, il governatore della Sardegna, la fa arrestare e mettere in prigione per indurla alla miura, quindi ad abbandonare la religione cristiana. Però, essendo la sua fede incrollabile, ne viene decretata la morte. Tuttavia, per timore di una rivolta da parte della nobiltà cittadina,
viene dato ordine che il suo supplizio avvenisse lontano dalla città, in un luogo in cui Barbara viene condotta a fura, quindi di nascosto, con cautela e con premura, dice l'autore del Goccius, il taglio di Santa Barbara nella stessa grotta in cui poi sarebbe stata sepolta. Questa è la fonte di Sasca Bizzarra, il luogo tradizionalmente indicato del martirio della Santa prima dell'alluvione del 2008 che l'ha completamente rasa al suolo. Questa è la più antica figura che noi possediamo, quindi diciamo che effettivamente in quel periodo e in qualche maniera questo contatto diretto che esisteva tra i frati francescani che vivevano a Santa Barbara e i frati francescani che vivevano a Cagliari faceva sì che il culto fosse una prerogativa specifica soprattutto degli abitanti della capitale della Sardegna. Dopo la soppressione degli ordini religiosi avvenuta nel 1858 e perfezionata nel 1862, quando i frati furono cacciati via, il loro convento fu diviso in varie parcelle, che furono trasformate dalla borghesia cagliaritana in luoghi di residenza, in luoghi di villeggiatura. Martiri a Bogada, De Gasteddu Speziali, liberandosi de mali, Santa Barbara adorata. Cosa vi ricordano questi versi? Davide, cosa ti ricordano questi versi? E certo, ricordano ovviamente i celeberrimi Goccius di Sant'Egizio Martire. Eccoli qua. Cosa dicono i Goccius? Protettori poderosi delle Sardegna Speziali, liberatisi dei mali e dismartiri glorioso. Chi ha copiato? Chi ha copiato? Qui c'è chiaramente un plagio di ben due versi. Quindi a capire chi ha copiato chi? Chi ha copiato? L'autore dei Goccius di Sant'Egizio, che come vi ho detto sono datati nel loro esemplare più antico 1799. Può sembrare strano, ma la conferma di questa datazione esteriore, quindi più tarda, dei Goccius di Sant'Egizio rispetto a quelli di Santa Barbara è confermata anche dal testo stesso che definisce Sant'Egizio protettori poderoso de Sardegna, scritti nello stesso periodo in cui vengono composti questi. Quindi si può operare un confronto dal punto di vista tipologico e linguistico. Che cosa osserviamo noi nei Goccius raccolti dal Marras? Che ben 90 sono in lingua castigliana, e siamo alla fine del 700, su 108 sono 90 in lingua castigliana, e gli altri 18 sono in parte in campidanese e in parte in logudorese. Perché? È sardo, e questo è già un discorso, ma italiano e spagnolo, addirittura nei registri dell'amministrazione, i piemontesi che comunque amministravano scrivevano in spagnolo. Quindi, alla fine del 700.